Bentornati, bentornati a Babylon. Bentornati dove? A Babylon, a Babylon. Ovviamente. Sì, ma certo. Siamo qui, siamo sempre qui. A Babylon che si occupa, torna ad occuparsi di festival, festival cinematografici, e quello che vedete alle nostre spalle. È una locandina. Sì, di un festival cinematografico, di una lunga tradizione, tra l'altro, di un festival che si occupa di una cinematografia che, come insomma cercheremo di capire, ha avuto tantissimo successo, ha avuto anche molta espansione, ma poi insomma vive a livello distributivo nel nostro paese qualche problema negli ultimi anni, ma c'è appunto questo baluardo appunto di questo festival che se ne occupa, il Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, 13ª edizione, sì, quest'anno. Sì, sì, in un momento di ripresa per il cinema, questa edizione si terrà al Cinema Farnese di Roma dal 2 al 7 ottobre, è appunto la 13ª edizione, dopo Messina e Napoli, prima dell'edizione romana, farà tappa all'Auditorium Ex Gil di Campobasso dal 28 al 30 settembre. Festival curato e organizzato da Iris Martin Peralta e da Federico Sartori, che abbiamo il piacere di avere ospite con noi qui a Babylon. Ciao Federico, ben trovato. Benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Federico, partiamo subito da come sono andate le tappe finora, perché non è stata un'estate semplice. Voi siete stati un festival itinerante, avete deciso di rilanciare l'idea di un festival a contatto con il pubblico in un periodo in cui non era così scontato dirlo. L'estate lo sappiamo che insomma è stata particolarmente complicata per il nostro paese. Come sono andate le tappe precedenti a quella di Roma? Beh, intanto da dire che è un anno stranissimo questo qui, perché di solito noi, sai, eravamo abituati a partire da Roma, che quest'anno chiude la stagione, sì, per noi adesso, per qualche giorno, e da Roma a maggio si partiva per una specie di tour di 20 città e oltre. Quest'anno abbiamo fatto il contrario, siamo partiti da Messina, dallo stretto di Messina, abbiamo poi fatto a fine agosto il quartiere spagnoli a Napoli, ora siamo a Campobasso in questi giorni e dal 2 al 7 ottobre siamo al Farnese. E che dire, sono andate molto bene le proiezioni, l'attesa era molto forte, sarà stata anche la necessità che sentivamo del pubblico di tornare un po' a stare assieme, al di là del cinema, proprio a partecipare a qualcosa che non li obbligasse all'internet, no? Quindi sono andate molto bene queste proiezioni, c'è stata molta, anche molta attenzione a quelle che sono le misure di sicurezza, però c'è da dire che insomma l'affluenza è stata massima in tutte le sedi. Contiamo che anche a Roma, come dicevate, Campobasso adesso, succede altrettanto. Andiamo proprio allora a toccare dal vivo il tema, i temi di questo festival. Diciamo che comunque in generale la cinematografia spagnola ha conosciuto un rinnovatissimo interesse internazionale, almeno nell'ultimo decennio passato, tra i 90 e i primi 2000. E adesso invece com'è la situazione? E anche a questo punto parliamo della cinematografia latinoamericana. Beh, la situazione è felicemente cambiata, come dici te, da parecchi anni, diciamo da una decina d'anni, questo proprio a livello internazionale. Se tu pensi a personaggi come Iñárritu, Cuarón, sono messicani che sono riusciti a inserirsi in maniera potente all'interno anche del mercato statunitense, ad esempio andando a vincere gli Oscar, andandosi a prendere uno spazio che effettivamente era sempre appannaggio di un mondo anglosassone europeo in qualche maniera, e quando dico europeo dico Francia fondamentalmente, sì, perché effettivamente se ci pensi sono rarissimi i casi, proprio sono sporadici i momenti in cui un autore italiano, abbiamo avuto Sorrentino, abbiamo Guerrone, ma si chiude lì il discorso, ogni tanto c'è il Rockwacker, non è un sistema che si muove, mentre insomma gli stessi Oscar per definizione sono i premi dell'Accademia più importante, questo fa sì che c'è un gioco di potere molto evidente. Come sta il cinema latinoamericano? Benissimo, io penso, perché stiamo andando a cercare adesso, rispetto agli anni scorsi, film ancora più invisibili, altrimenti non sarebbero visibili in Italia, e abbiamo per esempio lasciato film come quelli di Larraín, ormai avete presente Pablo Larraín, è uscito adesso in sala con l'ultimo film Emma, sì, e Emma bellissimo, sarebbe stato perfettamente un film dal nostro festival, perché sarebbe stato, fossimo stati 5-6 anni fa, un film inedito. Noi, sai, andiamo molto alla ricerca del cinema inedito e del cinema anche di
autori emergenti, anche molte registe donne. Questo programma di quest'anno conferma, al di là della pazzia che c'è stata, insomma, col coronavirus, conferma un po' le nostre caratteristiche, che sono appunto quelle di dare spazio sia al cinema classico che contemporaneo, ma cercare la qualità anche nelle emergenti. Ecco, Federico, io proprio su questo volevo chiederti una cosa. In relazione al programma, ti chiedo ovviamente di illustrarci ovviamente quali sono i titoli di punta che avete quest'anno e anche quali sono quelli che nelle tappe precedenti sono stati, secondo te, anche più apprezzati dal pubblico. E poi, veramente, nella vostra selezione che avete fatto durante tutto quest'anno, se hai potuto già cogliere quelle che possono essere delle tendenze che emergono con forza dalle cinematografie spagnola e latinoamericana? Ok, beh, per risponderti alla prima domanda, noi strutturiamo sempre il programma in sezioni, c'è la sezione del cinema spagnolo contemporaneo, c'è la sezione del cinema latinoamericano contemporaneo, poi abbiamo una sezione dedicata ai classici e partendo da questa, per esempio, abbiamo il 50° anniversario del film Tristana di Buñuel, che è una coproduzione Italia-Spagna, in cui la protagonista è Catherine Deneuve, ma uno degli attori importanti è Franco Nero, quindi è un film anche questo molto interessante che va Sì. recuperato. Abbiamo già proiettato nelle alcune tappe precedenti. Abbiamo fatto un omaggio a Lucia Bosè quest'anno ed è una cosa molto importante per noi perché è un Certo. emblema Italia-Spagna. Lei sai, è stata la protagonista del primissimo film di Antonioni, Cronaca di un amore, che è un gioiello che proietteremo ora a Roma. Si sposò poi con il grande torero Dominguín, che la rubò al cinema, non la fece proprio più lavorare. Sì. Infatti nacque Miguel Bosé, che conoscete quasi più della madre, ha avuto altri fratelli. E quando si ruppe questa relazione, tornò al cinema e proietteremo appunto questo film chiamato Notturno 29, che è una perla dove torna al cinema Lucia Bosé, in bianco e nero, ed è ancora una bellezza lei. Tra i film della nuova ola latinoamericana e la nuova ola spagnola, uno che è piaciuto moltissimo, che abbiamo già proiettato per esempio a Napoli, è 70 Bin Laden, che è un'anteprima che uscirà in sala, se le sale continueranno a esistere, diciamo come le conosciamo, nel 2021. Il regista è Koldo Serra, il regista di Casa di Papel. È poco famoso il suo Sì. Sì, nome, è più famoso quello che lui fino adesso ha già fatto, che è Casa di Carta. Questo sì. è un thriller. Guarda caso, lui ha fatto un film prima che iniziasse tutto questo successo, questa fama che gli è arrivata dalla serie di Netflix. Lui ha fatto un film, guarda caso, un assalto a una banca. Però non sono dei ragazzi a farla e il protagonista è invece una sequestrata. Il film è super divertente, tra l'altro, perché gioca col genere appunto dell'attracco al banco. Non so come si dice perfettamente in italiano, però insomma è quasi un sottogenere ormai, no? Sì. Il film che fa un pomeriggio, un maledetto pomeriggio da Cannes. Ci sono vari, insomma, adesso sbaglio il titolo italiano, però ci sono dei titoli famosi, insomma, a cui si fa riferimento in questo film chiamato 70 Bin Laden, 70 Bin Laden. Che Bin Laden Sì. nel gergo e nello slang spagnolo Bravo. sono le banconote da 500 euro, cosa che ho scoperto nella sinossi, leggendo la sinossi del film, tra l'altro. A breve All'interno di una crediamo strada. una consulenza alla regia Rachella Beyan, E che sicuramente certo. potrebbe fare da traduttrice in questo momento, che ringraziamo soprattutto perché è dietro gli schermi a Dello reggere le fila di spiego questa a Bin Laden. trasmissione. Volevo farti Dello una domanda, non spiego voglio a Bin interromperti, Laden. Federico, poi ti faccio una domanda. Guarda, te lo dico perché Bin Laden è perché i pezzi da 500 euro, le persone della strada più umili, non li hanno mai visti. Sono Come, introvabili. esatto, come Bin Laden, che all'epoca era l'uomo introvabile da Bush, Ma no? Della CIA. Buono, scusa che ti ho interrotto. figurati, scusa tu. Allora, no, io volevo solo parlare di fruizione invece, perché nelle puntate precedenti abbiamo parlato rispetto alle serie TV e a quello che ha fatto lo streaming alle serie TV, dando un impulso collaterale e non a quella che è proprio la fruizione del pubblico. Invece, per quanto riguarda la cinematografia, e nello specifico quindi la cinematografia spagnola, faccio un esempio su tutti: abbiamo Il buco di Calder Gazzè Urrutia, che è diventato davvero un caso su tutti per quanto riguarda l'approdo sulla piattaforma Netflix. Ti chiedo se c'è stato.
se lo streaming può contribuire a dare davvero una nuova visibilità, sì, magari anche al cinema spagnolo, un lancio ulteriore per quanto riguarda la sua conoscenza e il suo sviluppo internazionale. Sì. Non lo so, io sono un po' dubbioso di questa cosa, sinceramente. Sì, è importantissimo avere il dubbio. No, anche perché ti dico, sono normalmente certi film pensati per grandi schermi. Mm-hmm. Pensa semplicemente Roma di Cuarón, per esempio. Io non so se avete avuto l'occasione di vedere questo film, che sì, fu questo film super, super famoso, prodotto da Netflix, che però per furore popolare venne proiettato anche in sala. Sì. È un film che se non vedi in un grande schermo perdi il 50% della qualità fotografica e scenografica. Al cinema è un'esperienza, io l'ho visto in entrambi i modi, e al cinema è un'esperienza completamente diversa. Io su questo, io non sono un intransigente, un talebano della sala cinematografica, nel senso che penso che possano convivere. È questione di educazione all'audiovisivo, perché se te ti abitui a vedere i film sul computer, o ben che ti vada su un mega schermo in salotto, sì, comunque non stai rispettando quello che è l'originale volontà dell'autore. Quindi in questo senso qua, secondo me, c'è un discorso da fare, perché comunque la qualità è importante. Poi, certo, ci sono dei film che magari, come quello che citavate voi, è un film che sarebbe comunque stato distribuito in sala, perché, ma nei centri commerciali parliamo allora, nel caso del Buco, perché certo, il film ha come unico messaggio farti paura, quindi non è che sia proprio... Cioè, è un film, per esempio, che non entrerebbe nel nostro programma. Ok. Il discorso sul cinema di genere mi incuriosiva, Federico, nel senso che il cinema spagnolo e in generale comunque tutto anche il cinema sudamericano, come dicevi tu, gioca molto con i generi cinematografici. È una cosa che si continua a fare? È una cifra stilistica che secondo te continua a resistere, questa commistione di linguaggi diversi? Ironia, grottesco, horror, action. Sì. È proprio figlia di una tradizione. Considera che in Spagna è famosa la commedia di terrore, diciamo, la commedia nera. Sì. In Spagna, soprattutto il film di terrore, perché erano il modo in cui negli anni del franchismo si riusciva a svincolarsi dalla censura. Quindi attraverso film quasi metaforici, giocati sulla paura, sul terrore, attraverso questi film si riusciva a far passare magari dei messaggi di critica al governo o comunque alla dittatura di turno. Questo ha creato poi una tradizione, un genere importantissimo che in Spagna, ma anche in Latin America, ha generato anche una coscienza dei maestri, maestri a cui affidarsi, maestri a cui rifarsi, cosa che in Italia per esempio non c'è. Se ci pensate, l'horror italiano è legato a Dario Argento, a Bava, che in quell'epoca era considerato puro serie B. È vero. Bava e altri autori più piccoli, rilanciati poi magari da Tarantino, che ha le sue visioni, no? su certo cinema di genere. Però questo sì, esiste ancora in Latino America, ed anzi, è uno degli aspetti che se vai al mercato tipo Cannes, esistono proprio stand dedicati a questo, al cinema di genere di terrore, si chiama Blood Window, una cosa che fanno in Argentina, ad esempio, ed è sponsorizzato dal Ministero, per dirti. Io non mi ci vedo, il Ministero italiano, il MIBAT che sponsorizza il cinema italiano a Cannes. Penso sia difficile, effettivamente. Suonerebbe strano. Sì. Federico, io volevo ricollegarmi a una notazione che hai fatto prima, proprio quella appunto di fare delle scelte piuttosto che altre. Nello specifico avevamo citato il Buco. Ecco, sì, parliamo di pubblico, torniamo a parlare di questo. Quando il pubblico viene ai vostri festival, come reagisce a una programmazione in lingua e soprattutto a delle esperienze che il più delle volte sono proprio indipendenti? Quindi non una scelta ricercata, non certo quello che potrebbero trovare altrove se dovessero seguire l'onda del mainstream. Intanto ti dico che sì, il ventaglio che diamo di pellicole, di film, dico pellicole perché quando abbiamo iniziato erano proprio pellicole, è vario, cioè c'è anche un po' di mainstream, non è che siano tutte cose legate all'indipendente o all'autorialità più stretta, anzi,
sicuramente diamo un po' conto di quello che è altro rispetto al Almodóvar. Poi Almodóvar, per esempio, quest'anno una proiezione la dedichiamo con Dolori e Gloria, perché è il film dell'anno, quindi comunque va rivisto per un pubblico in lingua originale. Sicuramente avremo una sala colma di gente, no? Però diciamo che il pubblico è molto attento, quando viene al festival è già preparato e non si pone il problema, per esempio, dei sottotitoli, da una parte, è molto attento e si fida ormai un po' della selezione, perché non stiamo mai portando in sala film inguardabili o troppo duri da digerire in qualche modo. Ci portiamo, per esempio, e lì torno alla domanda che non vi ho risposto ancora, qual è un po' la tendenza? La tendenza è quello, sì, che stiamo dando anche molto corpo, è questo genere di ibridazioni che noi vediamo. Per esempio, c'è un film quest'anno che si chiama Oscuro y Lucientes, su Goya, ma non è un biopic, un biopic del tipico, con una cosa tipo televisiva. Al contrario, voi avete una voce off che racconta questo, la voce off si riferisce direttamente a Goya, parla a Goya, quindi c'è una struttura narrativa che è super affascinante, per esempio. Questo, come altre situazioni, altri film, sono parte di una selezione, e il pubblico di solito apprezza moltissimo, veramente moltissimo, la possibilità di vederli, perché non ci sarebbe altrimenti una possibilità. Certo. E quindi un po' quello è il progetto, fin dall'inizio è stato mostrare anche mainstream, ma il mainstream in Italia non arriva quasi niente, devo essere sincero, perché è molto legato a dei nomi, è molto legato a degli attori, delle attrici. È vero. È bello che García Bernal sia diventato un idolo delle donne italiane, per esempio. Questo, sì, genera che tutti i film dove c'è si possa vendere meglio, quindi la distribuzione è più facilitata. Però figuriamoci in Messico, come in Argentina, come la stessa Spagna, ha un'intera industria, ha un intero mondo di piccole stelle che sono di qualità, quindi meritano di essere viste e non sono cose inguardabili, per forza, anzi. Ah, io ricordo, a proposito della notazione su Gael García Bernal, che il film che in qualche modo lo ha lanciato, I Tu Mama Tambien, eravamo in quattro più o meno nella sala a vederlo. Ma all'epoca, poi abbiamo recuperato. Perché uscì veramente in pochissime copie, no? Uscì veramente mal distribuito. Fu... E per fortuna che uscì. E per fortuna che uscì, no, assolutamente sì. Poi per fortuna, come dici tu, è diventato un sex symbol anche da noi, se vogliamo, sì. Questo aiuta sicuramente. Eppure è un nano con una testa grossa così. È vero. No, dal vivo rende, cioè, molto. Ci sono delle qualità che superano l'altezza. No, ma quello senz'altro. Gli occhi fanno tutto di Gael García Bernal. Anche la voce. Federico, no, ma è vero. No, io infatti mi astengo dal giudizio. Federico, una cosa che volevo chiederti a proposito del pubblico. Voi quest'anno avete introdotto per la prima volta il premio del pubblico, che si svilupperà in base a una serie di votazioni nelle varie città. Ti chiedo, è un'esigenza che voi avevate già pianificato anche prima dell'emergenza pandemia, o è nata anche, diciamo, per quello che dicevi tu all'inizio, cioè voler favorire la partecipazione, lo stare insieme, il condividere l'esperienza cinematografica? Che poi va detto che, almeno secondo me, aiuta anche la vostra programmazione del festival, sapere dove è orientato il pubblico, certo, su cosa si va. Prego, prego, scusaci. No, al contrario, in realtà sono vere le due cose. Da una parte il premio del pubblico è qualcosa che sempre abbiamo voluto fare, sempre abbiamo voluto implementare, ma non l'abbiamo mai fatto. Con il coronavirus, come giustamente hai detto tu, abbiamo sentito che era il momento giusto per provarci. Per provarci, perché hai ragione a quello che dici, noi, cioè, sentiamo che è molto importante riuscire a portare il cinema al cinema, e siamo molto convinti che sia importante tenere duro e offrire una diffusione culturale di qualità a tutta una serie di persone che la stanno cercando in questo momento. La gente sta veramente impazzendo alla ricerca di qualcosa che non sia stare a casa, che non sia stare davanti a un computer, e gli liberi un po' da questa sensazione più che altro, perché è proprio una sensazione che abbiamo vissuto. Io credo che l'impatto emotivo che abbiamo superato adesso dopo il lockdown sia da vivere un po'. Bisogna un po' elaborare quella situazione. Io mi ricordo, ho fatto delle foto di me
per esempio, in quei giorni lì le ho riviste perché sto svuotando il cellulare, mi sono visto una faccia, c'avevo una faccia allucinata. Io mi ricordo che stavo male, io non pensavo di stare male. Quindi vedo che anche molte persone amiche, molti conoscenti ci stanno scrivendo quasi più del solito proprio per capire, chiedere di ogni film. Credo che sia questo un po' anche aver intuito, come dici tu, la necessità di dare uno spunto in più al pubblico per essere presente e anche protagonista. Quindi speriamo vada bene questa cosa perché è una somma di tanti voti in quattro, diciamo, città diverse. Vedremo il 7 di ottobre chi ha vinto, però insomma. Vi aspetta un duro. Che... Sì. No, chiuso io. No, vi aspetta un duro lavoro di contabilità da questo punto di vista, sicuramente. Sì. Fa tutto il computer, per fortuna. Cioè... Ah, beh, no, allora, la tecnologia allora... in questo caso è andate, benedetta, senza ombra di dubbio. Andate, sì, infatti, non è tutto negativo. Se andate sul sito c'è proprio il modo semplice o sui programmi c'è un... Ci ricorderesti allora la modalità proprio in chiusura, Federico? È semplicissimo, basta andare a cinemaspagna.org, sì? Il sito ufficiale del festival. Appena entrate nella home c'è una banda, una specie di riquadro che dice premio del pubblico, non si può sbagliare, basta cliccare e lì ci sono gli 8 film in concorso. Non ottimo. Sono tutti in concorso, sono 8 film in concorso, sono i film recenti, sia latinoamericani che spagnoli. Per ognuno si può dare un voto da 1 a 5, dove 5 chiaramente è il massimo. È semplicissimo, basta lasciare la propria mail per non far vedere, sono, i dati chiaramente sono tutti privati, non verranno mai usati, e quindi entri direttamente nel sistema, dai il voto in... Da 1 a 5 viene poi elaborato, no? In proporzione tanti voti, tanta somma di voti. www.cinemaspagna.org. Però è Cinemaspagna.org, Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano. Ne abbiamo parlato con uno dei due direttori artistici insieme a Iris Martin Peralta, che salutiamo. E intanto ringraziamo Federico Sartori. Grazie davvero, in bocca al lupo grazie, per Federico. La fine della tappa di Campobasso e quella che vi aspetta a Roma. Vi aspetto a Roma se siete a Roma. Assolutamente sì. Ciao Federico. Ciao e grazie. Ciao a tutti. Ciao. Grazie mille. Dal 2 al 7 ottobre. Cinema Farnese di Roma, il Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano. E Babylon finisce qui Termina con qui. Nostro sommo dispiacere, ma ci vediamo sicuramente domani. A presto sul 264 su Babylon. Ciao. Ciao.